Saluti a tutti. In questo video vi parlerò del Tirso, l'asta sacra, simbolo del potere divino e terreno, spirituale e temporale, ancora oggi utilizzata dai sommi sacerdoti. Il Tirso ha dato l'idronimo al fiume più importante della Sardegna. Parimenti, il rio Coghinas e il fiume Temo possiedono nomi che in un certo qual modo riconducono al Tirso, poiché rappresentano la scocca e il timone del carro minore o da guerra. Cercherò pertanto di rispondere al seguente quesito: che nesso c'è tra questi corsi d'acqua e l'asta sacra? Tirso significa bastone di comando, ricavato solitamente dalla pianta della ferula, ma anche da altri arbusti. Oggi il Tirso è utilizzato dal Papa, ma anticamente era portato da Dioniso o Dioniso. Tale divinità, con il nesso D più I più vocale e inizi di parola, traslitterava il sardo Zonus, poiché il suo era un bastone nodoso, le cui protuberanze sono dette per l'appunto Zonosas. Infatti, in alcuni luoghi della Sardegna, il religioso è chiamato Relizonus. Zone, riportata anche con Ione o Dione, era l'equivalente femminile di Dioniso. In latino Tirso è trascritto nel caso nominativo singolare con Tursus e appartiene alla seconda declinazione. Il Tirso latino riprende tale quale il Tirso greco, scritto e pronunciato Tursos. Anche qui il sostantivo appartiene al caso nominativo singolare della seconda declinazione. Come è evidente, all'uscita del sostantivo greco inos corrisponde quello in latino inus, a cui si rifà il sardo inu, senza la desinenza sigmatica S del nominativo, poiché la lingua sarda non possiede i casi di quella greca e latina. La prima lettera del Tirso greco è una fetta che si pronuncia come il sardo onorese pezza all'interno di parola, che corrisponde al logudorese petta e risolve nel campidanese con pezza, che in italiano vuol dire carne. Talvolta però anche in logudorese, a inizi di parola, la consonante T che si articola tra i denti diventa una fricata, alveolare, TZ, propria del campidanese, come nell'esempio di zumbone, che vuol dire bernoccolo. Zurru è lo zampino, mentre zumbone è la parte centrale cuneata o bombata dello scudo. In altre eccezioni, il campidanese volge verso il logudorese nel suono dentale sordo, come nel turulu, detto in campidano turulu, che vuol dire tuorlo. Anche il rosso dell'uovo, quando è fresco, presenta la forma di una cupola, simile al zurumbone. In greco il sema tursos è scritto pure tursos, con la T iniziale, che si pronuncia come in logudorese. In altre parole, questa voce veniva scritta sia tursos che tursos, un po' come oggi in logudoro il servo pastore detto teracco, in barbagia teracco e in capidano teracco. La vocale a cui si lega nel greco e nel latino la prima consonante T è una Ypsilon, che traslittera dal greco antico al sardo latino sempre la nostra vocale U, mai la I. Poiché invece nelle scuole italiane questa vocale viene letta in latino come una I, tale errore ha portato spesso allo slegamento del significante, ossia quello che leggiamo, dal suo significato, vale a dire quello che noi intendiamo. Talvolta non conosciamo il valore intrinseco di un termine proprio a causa di una corruzione o di una errata pronuncia del nome. In considerazione di questo errore di lettura, pronuncia e trascrizione, anche noi sardi seguiamo da secoli a chiamare il nostro grande fiume con l'appellativo di Tirso, senza conoscere il suo significato, poiché localmente era denominato Rio Manno, Rio Grande, con la fine dello stretto unitario. E in assenza di una sua visione complessiva ne abbiamo perso la memoria storica. Quelli che sono andati a risalire etimologicamente il fiume Tirso con la radice Tir e non con quella corretta di Tur si sono fermati alla foce. Occorre chiarire che le consonanti doppie gemelle sono un'invenzione relativamente recente. In principio, per rafforzare un suono si utilizzava un'altra consonante, non la stessa. Nonostante il recepimento delle nuove norme ortografiche, i letterati latini in molti casi seguirono per lungo tempo a utilizzare il doppio grafema differente per rappresentare un suono più forte, specie per raddoppiare la consonante R. Per capire il concetto, latino carne, sardo carne, italiano carne, latino perna, sardo perra, italiano parte. Questa regola vigeva anche in greco antico. Perciò, per indicare il mare Tirreno, ossia il mare appartenente al popolo delle Turres o torri nuragiche del Turru, troviamo scritto in greco Tursenos e Turrenos.
La prima forma si dice venga dal greco ionico, la seconda dal greco attico. Ma in effetti, nella prima voce il suono della R è rafforzato con un'altra consonante, mentre nel secondo lemma la R è raddoppiata con la stessa lettera. In entrambi i casi il termine si legge Turrenos e traslittera il sardo Turreno. Ragazzi, e qui mi rivolgo in tono confidenziale a tutti voi che siete degli Indiana Jones, senza distinzione di età anagrafica, con queste chiavi di lettura possiamo aprire uno scrigno rimasto chiuso per circa 2000 anni, ovvero sia da quando il geografo greco Claudio Tolomeo, nel secondo secolo d.C., trascriveva nella sua geografia il fiume Tirso con Tursos o Tursos. Attraverso la linguistica sarda oggi è possibile analizzare il DNA delle parole e leggerne la combinazione di lettere, traslitterando la grafia antica nella moderna. I latini hanno riportato questa voce con Tursus, tramandata fino ai nostri giorni con l'italianizzazione o l'ecclesializzazione di Tirso. In realtà, osservando una corretta pronuncia con la doppia R senza la desinenza S del nominativo, perché il sardo non possiede i casi del greco e del latino, il termine si legge turru o zurru. A questo punto occorre chiedersi quale sia il significato intrinseco del sardo turru e cosa sia un zurru. Quindi si deve rispondere alla domanda: che cosa vogliono dire turru o zurru? Al turru indicativo di zigomo è riferita in sardo una frase che sintetizza una bestemmia, so scavano schetruda, che tradotto in italiano diventa gli zigomi come il mestolo, vale a dire concavi, rientranti verso l'interno, come una turra e non convessi come sono normalmente. In quest'ultimo caso lo zigomo, il turru, è maschile, è la forma di una cupola. Truda o turra è invece un sostantivo femminile e indica il mestolo quando è posto dalla parte concava, quella per intenderci che contiene il cibo. Se il mestolo viene invece capovolto e mostra la parte convessa, diventa maschile perché assume la forma di una protuberanza e si trasforma in truddu o turru. Il truddu sardo richiama alla mente il trullo pugliese, che con la doppia L latina di suono cacuminale si pronuncia anch'esso truddu. Il trullo poi non è altro che la metatesi di turullo, il rosso dell'uovo. Il turlo disegna anch'esso una cupola, detto turulo o turrulo, perché la R è liquida e in questo caso si è spostata in avanti di una sillaba. Il turro ci porta direttamente al mestolone di gonfio nell'apice, con cui si miscela il miele e le mandorle con l'albume dell'uovo per fare il torrone, in sardo turrone, da cui prende il nome il dolce sardo. Il tuturro è pure il timpano, il bastone dell'orecchio. In sardo si dice istuturrada per indicare uno schiaffo al timpano o allo zigomo. Quando il colpo viene dato con il bastone, questo produce un zurumbone o bernoccolo e si ritorna al zurru, umbone o rigonfiamento, vale a dire al bastone nervoso del sommo sacerdote. Il turru o zurru è infine il getto di una fonte, la vena dell'acqua, il fiotto di una dragonara o lo spruzzo che fuoriesce da una sorgente. L'acqua rimanda figuratamente alla potenza maschile che con il suo membro semina la terra. Il fiume Tirso rappresentava per eccellenza la fonte della Sardegna. Le sue sorgenti oggi sono individuate nell'altopiano di Budusò, ma il capo Tutursi, ovvero sia il capo del Tirso, è indicato nell'itinerario Antonino presso le attuali terme di San Saturnino, poste al confine tra i comuni di Bultei e Benetutti. Saturnino è la prosecuzione cultuale di Saturno, così come viene chiamata in sardo la divinità di Saturno. Ho voluto citare tutte queste voci per verificare se anche nel greco antico tali lessemi accompagnavano la radice tur. Se consultiamo un vocabolario di greco ci accorgiamo che sono solo un paio i lemmi legati a questo termine e tutti funzionali all'oggetto. Pertanto possiamo affermare che il tursos greco è un prestito al sardo appellarcico tur e che il suo valore intrinseco è solo nella lingua sarda. In altre parole, tutti i termini ricavati dalla radice tur sono riferiti alla escrescenza, alla protuberanza del bastone nodoso zonoso del tirso turro e alla sua funzione sacrale nel culto delle acque. Quindi il fiume più importante della Sardegna rappresentava in antichità il turru, ovvero sia l'asta sacra di comando in mano al capo tribù o al sommo sacerdote. Tale bastone, in principio come una clava, era tenuto da Ercole, il mare sardo, nella sua costellazione. In seguito il turru diede il nome al Turreno, il mare che bagna l'isola. Sapendo ora che il fiume Tirso era il turru, possiamo risalirlo anche etimologicamente.
Così incontriamo lungo il suo percorso il villaggio medievale di Turrana, nel comune di Sorradina. Turre era un centro situato nell'attuale comune di Norbello e sempre Turre un altro abitato nel comune di Baulato. Questi luoghi sono tutti espressi al femminile. Sabida, il paese, è femmina, come la torre quando viene vista dall'interno è presente la parte cava, mentre se osservata dall'esterno è un mastio, vale a dire un maschio, ed è detta Turru. Riportano tra gli altri il maschile Turru le località Puzzu di Turru a Paolilattino, Capizza di Turru e Fontana di Turru a Baunì, Cucuru Turru ad Arbus, Fontana di Turru a Mulargia, Su Turru a Oscheri, Fontana su Turru a Urzulei, Prano Turru a Suelli, Turrulio a Sedilo, Turrumpis a Chiaramonti, Monte Turrius a Villa Urbana, Nuraghe Turrio a Usello, Su Turrone a Nughedo San Nicolò e si stampo di Su Turruno a Seulo. Quest'ultimo è un grosso foro nella roccia da cui sgorga una sorgente. Si stampo di Su Turruno è un luogo incantevole, quasi fiabesco, poiché sembra sia stato aperto da Dioniso con un colpo di bastone o Turru, come quando aveva colpito Euritto uccidendolo. Mitologicamente legato al Turru è Turresia, l'indovino, il quale con un colpo di bastone o Turru aveva ucciso una femmina di serpente in amore. Apollodoro narra che Turresia fu subito trasformato in una donna e divenne una celebre prostituta. Per il fatto che ripuliscono le campagne dai ratti, le bisce sono tuttora protette dal contadino. L'etimologia della voce Etruria ci porta dritti al Turru. Infatti la E preposizionale sarda significa appartenenza e il sostantivo Truria è la metatesi con assimilazione regressiva della vocale U di Turra. Anche Tur si è corrotto poi in Tuscia, era pronunciato Turria o Turria. In sintesi, Etruria proviene da De Turria. Secondo Strabone, i Lucumuni etruschi erano designati tre dignitari sardi, sebbene la famosa frase di Sesto Pompeo Festo, Reges soliti sum est etruscorum, chi sardi appellantur, sia stata interpretata dai toscani in modo differente. La città rossa di Tiro in Oriente era riportata in greco con Turos, in latino Turus, prestiti entrambi del sardo Turru. Tiro era per antonomasia la città della porpora, tintura detta per questo anche Turium. Il mantello di porpora indossato dal comandante militare era associato al Turru. Oltre a Dioniso e Saturno deteneva il bastone di comando anche Bacco, da cui è nato il baculo. Le feste dedicate a Saturnus, Saturnus, si svolgevano a Roma dal 17 al 23 dicembre, nei giorni immediatamente precedenti al solstizio d'inverno. Anche nella Sardegna meridionale, Santo Saturno è festeggiato a dicembre, benché sia novembre il mese a lui dedicato. A parte un omologo a Tolosa, Santo Saturno è prettamente sardo, che ha trovato radici cristiane in luoghi di maggiore importanza, quali Cagliari, Cabras e Isili. Nelle sorgenti di acqua calda del Tirso o Turru, a capo Tuttursi, sopra il santuario nuragico, non a caso è stata costruita la chiesa medievale di San Saturnino. Nel Lugdoro si onora Santo Andria, la cui festa, rifacendosi a Bacco, cade il 30 di novembre. Le baccanti o sacerdotesse di Bacco erano chiamate putta o puzia, poiché erano addette alla purificazione del corpo e dell'anima nei posti sacri, detti in sardo puttu o puzzu. Chi entrava nel posto sacro passava quindi dalla condizione di putitu, sporco inteso interiormente, a quella di puttatu, pulito, e si rifaceva, detto in termini moderni, una reputazione. Dopo che i cristiani presero il sopravvento sui pagani, la sacerdotessa putta divenne una puttana e le baccanti furono apostrofate con l'addizione di baccasse. Il legame tra il Tirso e il Turru, ossia il Zurru dell'acqua santa e il Turru bastone di comando, lo troviamo ancora oggi nell'inglese Saturday, sabato, che traduce Diete Saturru. Il sardo sabato o sabbadu porta il significato di giornata dedicata alla purificazione del corpo con l'acqua lustrale, quindi a sabato, dopo il digiuno del venerdì, detto per questo in sardo, kenavura o cena pura. Il Saturno inglese o il Saturos greco-latino sono pertanto discendenti del Saturno sardo, la divinità della fertilità con in mano il bastone del Turru. Dione o Zone era chiamata Cornigera da Euripide,
poiché apparteneva alle stelle del Toro, costellazione che aveva ispirato i sardi a creare il loro elmo cornuto. Durante il cristianesimo, il satulo Zonus venne associato al demonio e dipinto con le corna. I misteri dionisiaci appartenevano solo ai sardi pellaci, che avevano composto per essi un sacro racconto nella loro lingua non greca, testimonia Diodoro Siculo. Scrive Erodoto che questi riti sono attestati ancora al suo tempo nella regione anatolica di Antandria. Il coronimo Antandria contiene il nome Andria, così come viene chiamato in Sardegna il martire Andrea, famoso per la sua caccia ai demoni. Sant'Andrea mozza le mani, ripetevano in ritornello i ragazzini che andavano a bussare nelle case il giorno del 30 di novembre. La cantilena incuteva timore, poiché si aveva l'impressione che qualcuno avesse ceduto il proprio spirito al diavolo. I sardi, in altri tempi, non potevano aver venduto l'anima al diavolo, perché i demonios con l'elmo cornuto erano loro e noi. Saludos.